Il re degli animali, il leone africano, dominatore delle vaste savane, non teme attacchi da parte di nessun altro animale e il suo ruggito è una minaccia per tutti quelli che vivono nel suo territorio. Potente, astuto, dotato di grandi possibilità fisiche, è il più temuto cacciatore del continente africano. Vi do il benvenuto al nostro appuntamento con il regno della natura. Non hai motivo di avere paura, WK. Ovviamente un grosso leone come questo potrebbe essere feroce, ma non credo che sia il caso di preoccuparsi per un leoncino come il nostro Lester. Ha soltanto 4 mesi e gli ci vuole molto tempo per diventare il re degli animali. Veramente, anche se vivesse in natura, potrebbe non diventarlo affatto, poiché un giovane esemplare come questo, per diventare un grande predatore africano, dovrebbe fare molto di più che crescere e diventare grande. Dovrebbe imparare le complesse regole della caccia, abilità che non nascono con lui, ma si sviluppano attraverso errori e successi, imitando l'esempio degli adulti che hanno maggiore esperienza. Non è un compito facile. Secoli di caccia hanno reso le sue prede molto abili e straordinariamente prudenti. Esse posseggono le loro difese naturali, spesso formidabili. Riuscire a cacciarle è un'arte molto difficile e infatti sappiamo che molti giovani leoni non l'imparano mai e muoiono letteralmente di fame. La storia di come i leoncini come Lester imparano l'arte necessaria alla sopravvivenza è davvero affascinante. Ha luogo nelle boscaglie e nelle vaste savane dell'Africa orientale, un posto che chiameremo il Paese del Leone. È appena terminata una caccia che ha avuto successo e un leone dalla lunga criniera se ne sta sonnacchioso nel caldo sole del mattino. La leonessa ha dato la caccia a una zebra alle prime ore dell'alba e la preda giace ora ai suoi piedi, mentre il maschio, come al solito, pretende la parte principale. Adesso la carcassa è al riparo del calore del sole, nel folto dell'erba spessa. Anche i cuccioli, che sono gli ultimi nella gerarchia del pasto, hanno mangiato a sazietà. Il sonno coglie tutti, tranne i due piccoli. Anche un giovane maschio preferisce altri passatempi al sonno. Non più cucciolo, ma non ancora adulto, possiede già la forza di un leone maturo. Ma le doti che occorrono per sopravvivere quando finalmente lascerà la famiglia gli sono ancora sconosciute. Preferisce più giocare che andare a caccia. Ha spesso accompagnato la madre nelle sue battute, ma tuttora trova che dei cuccioli di 4 mesi sono più divertenti di una zebra o di altri animali. Il gruppo si è sistemato all'ombra per ripararsi dalla calura del giorno, mentre un cucciolo completa il suo pasto. Si riposano nell'aperta savana, senza pensare a proteggersi, perché nessun altro animale oserebbe attaccarli. Lì vicino, due elefanti si buttano addosso la polvere per proteggersi la pelle dalle punture degli insetti. Anche una giraffa pascola tranquilla, ben sapendo che i leoni hanno mangiato e per il momento non costituiscono un pericolo. Al sicuro sulla cima di un albero, un cercopiteco protesta contro un rinoceronte che si aggira sotto di lui. Solo l'elefante supera in grandezza questo pacifico vegetariano. Neppure la vista di questo gigante che si avvicina sembra disturbare l'animale. Questo è il territorio del leone e lui è il re. Tuttavia, per i due cuccioli e per un giovane senza esperienza, il paese del leone è pieno di pericoli. Il giovane leone si avvicina lasciando la protezione del gruppo per vedere meglio l'enorme visitatore. Ma
Ma tutto finisce presto. La supremazia è stabilita e il territorio protetto. Resi audaci dall'esempio del più anziano, anche i due cuccioli abbandonano la sicurezza del gruppo addormentato, ma girano al largo quando passano vicino al rinoceronte. Proseguono a balzelloni, attaccando e contrattaccando, mimando una specie di tattica aggressiva. Sono in giro per la prima volta senza la madre e a un certo punto scoprono che il tronco che stavano guardando è vivo. È un'iguana che prende il sole sull'orlo di una roccia. È un'occasione unica, non l'hanno mai vista prima. Sono soltanto curiosi, ma per la grossa lucertola è una questione di sopravvivenza. La sua unica difesa è la coda che usa come una frusta. I piccoli leoni sono confusi da un animale che combatte da tutte e due le estremità. Pur essendo più grossi e più forti, oggi vincitrice è l'iguana e i cuccioli si ritirano disciplinatamente. Il ricordo della sconfitta svanisce presto per loro. L'unico tempo che conta è il presente. L'unica avventura, la prossima. Ma quando l'avventura non si presenta spontaneamente, bisogna andare a cercarsela. Quello che era solo un rametto, ora è diventato un trofeo che bisogna conquistare. E l'attacco è inevitabile. Come sempre, la vita è piena di giochi senza fine e di finte lotte, ma i piccoli sono in un'età vulnerabile. Anche con la protezione degli altri, potrebbero non superare questi mesi difficili. Da soli non hanno scampo contro i grandi predatori, e scopriranno presto che per loro il paese dei leoni è un posto pericoloso. I cuccioli erano andati in giro da soli ad esplorare il territorio, ma ora si uniranno a qualcuno che ha soltanto un po' più di esperienza. Lontano anche lui dal gruppo, un giovane maschio scruta l'erba davanti a sé, senza pensare a quello che accade di fianco. Sorpreso di vedere qui dei cuccioli, non si è accorto di un grosso pitone silenzioso che scivola in mezzo all'erba. Questo serpente non costituisce un pericolo reale per il leone, ma il suo morso è doloroso e le sue spire incutono rispetto. Poi una zona d'ombra lo attira e il giovane abbandona la lotta, confermando la caratteristica pigrizia del leone maschio, anche se non la sua abilità nella caccia. Per i piccoli, il serpente è la promessa di un'altra avventura. Non sanno che può essere un gioco molto pericoloso. Se il pitone colpisce, il suo corpo muscoloso stritolerà rapidamente i cuccioli.
Ma ecco che il più anziano arriva a salvarli. I suoi istinti predatori sono ancora sepolti sotto la voglia di giocare in qualunque occasione. Ma il gioco viene subito lasciato da parte appena vedono uno spettatore poco distante, un citello. Sentendosi al sicuro vicino alla sua tana sotterranea, il citello osserva attentamente mentre i cuccioli, senza avere idea di un rifugio segreto, si avvicinano goffamente. L'entrata del tunnel è presto raggiunta e in una camera sotterranea lontana dai cuccioli curiosi, l'animaletto li ascolta scavare. Poi interviene il più grande, ma non ha idea di quanto può essere grande la tana del citello. Una giraffa li osserva tranquilla. È chiaro che non c'è aria di caccia. Il giovane è deciso a tirar fuori il citello e i cuccioli rimangono a guardare. Fin dove riesce ad arrivare non trova altro che corridoi vuoti. Allora ricomincia a scavare. Sta diventando un lavoro pesante e i cuccioli sono tornati al loro gioco favorito. Adesso che nessuno scava più, il citello osa dare un rapido sguardo e vede una cosa che lo sorprende. I cacciatori si stanno attaccando l'uno con l'altro. Allontanato il più anziano, i cuccioli tornano a lottare tra di loro, mentre il giovane maschio si dirige verso la zona aperta per esaminare quello che ha visto poco prima, la giraffa. Sta ancora mangiando tranquilla, anche ora che il giovane si sta avvicinando. Ha già controllato i leoni e non si sono comportati come quegli affamati e feroci assassini di cui ha imparato ad avere paura. Ma affamati o no, la giraffa mette in moto le lunghe zampe e scappa, e questo finalmente risveglia nel leone l'eccitazione della caccia. Adesso non cerca altro che nuove prede e vede una mandria di impala, gli esemplari più grandi delle antilopi. Veloci e forti, sono una preda difficile persino per i leoni adulti. Se dare la caccia a una giraffa è divertente, dovrebbe esserlo ancora di più farlo con un'intera mandria. Ma anche un impala sa riconoscere un leone con queste intenzioni e il suo avvicinarsi ne mette in allarme soltanto alcuni. Il capo mandria ha capito che il leone è molto giovane e non costituisce un pericolo. E ora l'enorme animale si trasforma in aggressore. Sebbene gli impala siano spesso cacciati dal leone, il nostro amico non ha né la forza né l'astuzia necessarie per catturare questi grandi animali. Non costituisce una minaccia e anche i maschi più giovani si fanno audaci. Quest'ennesima prova ha dimostrato che non è una cosa facile diventare il re del paese dei leoni. Lì vicino un cercopiteco raccoglie insetti nell'erba, ma il rumoroso avvicinamento mette sull'avviso la preda. Questo
Spesso questa sua incuranza ha rovinato anche gli appostamenti della madre, ma ora l'istinto della caccia si è sviluppato dentro di lui e la frustrazione provata nel vedersi sfuggire la preda lo renderà più attento durante le prossime lezioni della madre. Il cercopiteco chiacchierone non è molto lontano, ma sempre fuori portata. Improvvisamente rumore di lotta. Sono facocieri che litigano per una pozza di fango. Le lunghe zanne inferiori, continuamente affilate contro la dentatura superiore, sono una formidabile arma da combattimento. Il leone abbandona il cercopiteco nella speranza di un'altra preda. Al suo arrivo, il conflitto è già deciso. L'esperienza gli ha insegnato qualcosa. Si avvicina a coperto e carponi. Col tempo imparerà a valutare rapidamente la sua preda, poiché, come tutti i leoni, manca di resistenza per cacciare troppo a lungo. Ma ce n'è ancora un altro, quello che ha conquistato la pozza di fango col suo coraggio e la sua forza superiore. La recente sicurezza del giovane leone viene messa a dura prova. Ora è lui ad essere inseguito e il grosso suino è un individuo molto tenace. Le zanne lo convincono presto a darsela a gambe e ancora una volta il cinghiale si è conquistato la sua adorata pozza di fango. Non lontano dal giovane leone esausto, un piccolo elefante oltrepassa i cuccioli in cerca del branco da cui è rimasto separato. Per istinto ha paura dei leoni, ma questi sono soltanto cuccioli. L'elefantino continua a cercare il suo branco e il giovane, recuperate le forze, si muove per raggiungere i cuccioli. Come al solito, viene accolto allegramente. Ma non è più uno di loro e non è interessato soltanto a giocare. Sta diventando un cacciatore. Ancora goffo e privo di esperienza, ma se non altro sta imparando. Non molto lontano, due cacciatori adulti banchettano con un impala. Sono ghepardi, i più veloci animali della pianura. Per una volta si avvicinano con cautela, poiché esiste una naturale animosità tra il leone e il ghepardo. Spesso è accaduto che dei leoni abbiano sottratto la preda ai ghepardi. Ma oggi sono loro che avranno la meglio. I ghepardi controllano la situazione, ma adesso il leone non scappa. Per la prima volta è pronto a lottare.
c'è animale che riesca a correre a questa velocità e il leone non ha nessuna possibilità di raggiungerlo. Comunque si è impossessato della preda. La carcassa ora appartiene ai leoni. Pretendere un animale ucciso da altri predatori è molto diverso che appostarsi e prendere un impala vivo, ma per oggi è stato compiuto un importante primo passo. È la prima volta che il giovane maschio si è procurato il cibo da solo. Quando pretende di fare la prima scelta, non ci sono proteste da parte dei cuccioli. Sanno che non potranno trattarlo ancora a lungo come un loro pari. Lui ormai è un adulto. Nei mesi che seguiranno continuerà a cacciare e a imparare e un giorno sarà finalmente in grado di dettare legge nel paese dei leoni. Vedi, WK, Lester non ti farà del male. Battendo le vaste pianure africane e incontrando altri animali, i giovani leoni affineranno la loro abilità e quando un giorno diventeranno esperti cacciatori, aiuteranno a mantenere il delicato equilibrio che esiste tra predatori e prede, voluto dalla natura. I leoni devono uccidere per sopravvivere, ma in definitiva favoriscono gli animali che predano, perché colpiscono i deboli e i malati, permettendo così solamente agli animali più forti di vivere e di perpetuare la specie, migliorando in questo modo le caratteristiche biologiche necessarie alla sopravvivenza. I leoni, come tutti i predatori, giocano un ruolo vitale in quella preziosa armonia che si è sviluppata per milioni di anni nel regno della natura.